Jacopo di Pietro Dagnolo di Guarnieri, detto Jacopo della Quercia, nacque a Siena nel 1374. Figlio di un intagliatore chiamato Piero D'Angelo o Dagnolo di Guarnieri e da una certa Maddalena. È stato anche ipotizzato che il nome avesse a che fare con l'antica contrada della Quercia. Jacopo si trasferì con la famiglia a Lucca nel 1386, dove lavorò alla bottega dello scultore Antonio Pardini, finché non fu costretto a lasciare la città per aver picchiato un lucchese. Tuttavia, questa circostanza non compromise le relazioni di Jacopo col mercato artistico lucchese, grazie ai suoi rapporti personali con il signore di Lucca, Paolo Guinigi, e ai buoni uffici del comune di Siena. Nel 1401 partecipò senza successo al concorso per la porta nord del Battistero di Firenze, dove vinse invece Lorenzo Ghiberti. E dopo qualche impiego minore presso il Duomo di Santa Maria del Fiore, lasciò la città. La prima opera documentata dell'artista è la Madonna in trono con il bambino per il Duomo di Ferrara, realizzata nel 1403, che mostra i segni del gotico internazionale. Quella più celebre è senz'altro il monumento funebre di Ilaria del Carreto nella cattedrale di San Martino a Lucca, commissionato dal marito della gentildonna Paolo Guinigi. L'opera rappresenta la figura della defunta distesa su di un'arca a forma di un parallelepipedo decorata da festoni e puttini. La testa poggia morbidamente su di un cuscino e ai piedi è rappresentato il suo cagnolino, che simboleggia anche l'amore fedele del marito. Il monumento rappresenta chiaramente una fase di transizione tra il gusto tardo gotico e quello rinascimentale. Infatti, mentre la veste della donna, con il suo accurato panneggio a pieghe sottili e parallele, risponde a canoni medievali, il volto fortemente naturalistico denuncia un avvicinamento ad un gusto prettamente rinascimentale. Jacopo fu attivo anche nella sua città natale, dove nel 1409 ricevette la commissione della Fonte Gaia in Piazza del Campo a Siena, a cui lavorò dal 1414 al 1419. L'opera consta in un bacino rettangolare, circondato su tre parti da un alto parapetto, di cui i due lati corti recano i bassorilievi con la creazione di Adamo e la cacciata dei progenitori, e sui pilastri anteriori le due statue a tutto tondo con Rea Silvia e Acca Larenzia, mentre quello più lungo i rilievi con al centro la Madonna col bambino in trono, circondata dalle virtù e angeli. L'opera è oggi sostituita da una copia eseguita nel 1858 da Tito Sarrocchi, e quanto resta dell'originale è conservato nel museo ricavato nell'ex ospedale, il Santa Maria della Scala in Piazza del Duomo. Tra il 1425 e il 1427 scolpì il rilievo con l'annuncio a Zaccaria e cinque profeti e il San Giovanni Battista per il fonte battesimale di Siena, e dal 1425 al 1434 lavorò alla decorazione della porta maglia della Basilica di San Petronio a Bologna, dove in entrambe le opere le figure sono contrassegnate da una vitalità prorompente, destando l'ammirazione di Michelangelo. Nel 1435 lavorò al monumento funebre di Anton Galeazzo Bentivoglio nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Bologna. A Siena terminò la lunetta per il cardinale di San Marcello, Antonio Casini. Morì a Siena nel 1438 e fu sepolto nella chiesa di Sant'Agostino.